Siamo qui oggi in casa Edison con il dottor Alfredo Pasquali, assistente alla presidenza di Confindustria Energia. E oggi c'è un interessante convegno intitolato Imprese e sindacati, il futuro dei loro rapporti. Chiediamo al dottore esattamente, dato fatto anche questi cambiamenti che in Italia ci sono stati proprio sul fronte dei sindacati, rapporti impresa e imprese e sindacato, quale può essere allora il futuro e le armi migliori per continuare un ottimo rapporto tra impresa e sindacati. Adesso qua allora, comincio con una battuta, poi dopo diventerò serio. Siccome recentemente mi ho avuto occasione di parlare in casa dei sindacati, ho detto che parlare di futuro dei rapporti sindacali è un ossimoro. Allora, adesso da ora in avanti sarò serio. Non c'è dubbio che siamo in una stagione di cambiamenti. Lo spunto proprio della ricerca è proprio questo, di avere noi ci abbiamo tenuto, quando abbiamo saputo di questa ricerca, che fosse il pensiero comune, non il pensiero delle nostre aziende, ovviamente. Forse per caso uno o due ha risposto, ma casualmente per avere un'idea. E quindi direi che è un pensiero di molti cambiamenti e forse sfaccettato. Andiamo subito all'osso del problema. Come avrà visto, come avete visto nella ricerca, c'è grandi ragionamenti su, diciamo, l'opportunità, o meglio il desiderio che si riunifichino i sindacati e invece una valutazione molto professionale che le probabilità che si riunificano sono pressoché nulle. E qua credo che ci sia il problema di fondo che è esploso ora, ma si trascina da anni. Cioè la differenza fra unità, cioè l'unitarietà è una situazione provvisoria. O avrebbe sfociato verso l'unità, ma questo non ci crede più nessuno. A lungo andare è difficile pensare che ci sia come posizione di principio dei sindacati l'unità. Quindi i sindacati tenderanno a affermare le loro linee. Dove si può trovare, invece, perché a questo punto sarebbe un quadro abbastanza, diciamo, negativo, io credo che le possibili convergenze vadano cercate nei contenuti, non sulle questioni di principio, del tipo CGIL ti riconosci negli accordi, sei riformista o sei antagonista. CISL o UIL volete andare d'accordo con la CGIL o no? Qua la risposta inevitabilmente sarà che ognuno tende, cioè ormai si è creata questa polarizzazione all'esterno. Sui contenuti ci sono delle probabilità di trovare Con lei dei. sta dicendo che di fatto dobbiamo passare quella fase dove ovviamente ci sono delle divisioni che possono essere di principio o di parte, ma focalizzare l'attenzione sui contenuti reali e prendere decisioni sui contenuti. Sui contenuti poi si vedrà chi ci sta e chi non ci sta, perché non è detto che ci stiano tutti. E questo sarà un problema ricorrente. Noi l'abbiamo esorcizzato, probabilmente nell'ultimo rinnovo, escluso la Federmeccanica con la Fiamma, questa è una questione che viene molto da lontano. Nella realtà le circostanze erano particolarissime, per cui si è potuto trovare una mediazione. Trovare mediazione fra posizioni divergenti va bene, secondo me, quando l'obiettivo è solo quello di resistere in una posizione, diciamo, di tipo antagonista conflittuale. Se si devono fare cose, inevitabilmente non sempre sarà possibile trovare le mediazioni. Non escludo quindi che ci siano situazioni variegate, perché su alcuni temi i sindacati ormai hanno fatto delle associazioni talmente forti, pensiamo ai fondi pensione, possono litigare su un rinnovo del contratto, è realistico che qualcuno esca da un fondo pensione, quindi ci sarà secondo me questa altalena fra potrebbe, convergenze e anche divergenze, quindi sarà una situazione che dovremo gestire in quel modo. Capo, abbiamo detto il fatto, diceva giustamente, che siamo fanalino di coda, in discorso Fanalino di rispetto alle produttività, grandi, alle grandi d'Europa, quello e dobbiamo. anche nel tasso di crescita. Quindi siamo indietro e cresciamo poco. Quindi è inevitabile, se non vogliamo veramente uscire dall'Europa, e questo sarebbe una disgrazia, dobbiamo fare qualcosa.
Ora, in termini di principio, è difficile trovare un sindacato che sia contrario all'incremento di produttività. Se ci misuriamo su questo, vedremo. Cioè, è chiaro che però l'unità, tutti i costi, se l'unità deve essere un prezzo per non fare nulla, non ce lo possiamo più permettere. Ecco, quindi diciamo che non è l'obiettivo separare il sindacato, anzi l'obiettivo è cercare di riunirlo su degli obiettivi. Se però quegli obiettivi sono da raggiungere comunque, e poi si andrà avanti con chi ci sta. Quindi, diciamo che nel panorama che abbiamo descritto in questo momento, ovviamente la focalizzazione sul contenuto, sul raggiungimento di un obiettivo di crescita e tasso di crescita, che deve mettere sul tavolo la parte impresa, la parte sindacato, sull'obiettivo specifico di questo momento, tralasciando ovviamente una serie di contesti. Posso esasperare un po', e so di essere un po' eretico in questo, per un po' mi dimenticherei delle regole e punterei tutto sui valori. Dice, se condividiamo certi valori, la produttività è una. Se aumenta la produttività, aumentano anche i salari. Sono due capisaldi che io reputo coniugabili fra di loro, che sono due interessi diversi ma coniugabili fra di loro. Uno è la meritocrazia e l'altra è la solidarietà. No? Con questi tre capisaldi si dovrebbe trovare l'intesa. Se però c'è qualcuno che non è pronto perché ci sono altre forze che lo condizionano, forse non sarà un dramma, secondo me, fare degli accordi separati. Tenga presente, io non ne ho quasi mai fatti, abbiamo fatto tutto il possibile per farli, però in una realtà del genere, perché l'alternativa sarebbe non fare nulla, e questo non ce lo possiamo permettere. Il messaggio che passiamo è, passiamo al fare, attraverso degli accordi, ma che si basano su quei principi che abbiamo elencati prima. Subito, facendo un pochettino meno attenzione se stiamo trasgredendo le regole o meno, pazienza. L'importante è fare cose semplici che abbiano dei risultati in modo che si possa crescere produttività e possibilmente anche crescere i salari. Ringraziamo dottore e buon lavoro e buon convegno. Grazie di nuovo a lei.